si parla tanto di arte figurativa come anacronistica o accademica. Accademismo siamo in questo momento, in un periodo di accademismo, perché si parla e si fa ancora la stessa arte che si faceva durante le avanguardie, solo che quelle duravano dai 6, un anno, 2 anni, 3 anni, servivano per distruggere qualcosa ritenuto troppo perfetto. Abbiamo continuato a sperimentare, molto più facile sperimentare che andarsi a fare una ricerca tematica, rischiare del proprio, andare contro un sistema che sai già che ti darà contro. Ma in questo modo hanno svuotato la pittura e l'arte della cultura e della contemporaneità. E questo è un altro grande male di quest'epoca legato alla pittura e alle arti. In realtà è un male vecchio, nel senso che è già iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui si è cercato in tutti i modi di svuotare, e ci si è riusciti a svuotare l'arte delle tematiche che riguardassero la società. La politica, perché la politica è società. La politica deriva da polis, che vuol dire comune, città, cittadina. Tutti noi facciamo politica, ognuno di noi la fa. E non vedo per quale motivo pensare di unire la parola all'arte a politica sembra quasi un delitto o addirittura un'eresia. L'è sempre stata, prima a fianco del potere, contro il potere, ora l'hanno dislocata come un bel gioiellino o un prodotto da sventolare in momenti di vezzo e di divertimento. Non è questo l'arte, non è solo divertimento. Anzi, è cultura ed è impegno sociale, antropologico e politico. Deve tornare ad essere.